Benvenuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella sacrestia della chiesetta antica, dove qui, soprattutto con la costruzione della nuova chiesa, si venivano a sistemare tutti i fedeli, i figli spirituali. In particolar modo si creava un'ala di folla dove Padre Pio al passaggio salutava, benediva e prendeva in consegna tutte le lettere o qualcosa che i fedeli, i pellegrini, i devoti gli affidavano, come ad esempio ha fatto Margherita. Margherita lavorava in ospedale e più volte, quando si rivolgeva a Padre Pio, chiedeva aiuto, sostegno, soprattutto per il suo lavoro, perché si sentiva tanto stanca. Tanto è vero che una delle ultime volte si è rivolta a Padre Pio dicendo: ma padre, tu non mi pensi più, tu non sei lontano dai miei pensieri e soprattutto alle mie fatiche lavorative. E Padre Pio, rispondendo a questa sua figlia spirituale, gli disse: ti vorrei proprio lasciare una notte soltanto per vedere quello che poi tu combini. Margherita si sposta da San Giovanni Rotondo e va a Chianciano per le cure termali, e prima di andare via chiede a Padre Pio: padre, mi devo spostare, devo andare a Chianciano, e soprattutto perché sarò lontano da lei, come bisogna fare, come farò senza di lei? E Padre Pio disse: tu sai dove cercarmi, in chiesa davanti a Gesù sacramentato con la corona del rosario tra le mani. Margherita partì, andò a Chianciano, ma subito volle individuare una chiesa per essere pronta la mattina a partecipare alla Santa Messa. Così fece, di buon mattino andò in chiesa il giorno dopo per partecipare alla celebrazione eucaristica, qualche minuto prima delle 7, trovò proprio dinanzi, nei primi banchi, un frate che cominciò il rosario, e Margherita stette indietro negli ultimi banchi per partecipare al Santo Rosario. Al termine del Rosario questo frate si alza e va in sacrestia. In quel momento erano quasi le 7:30, quindi Margherita pensava: tra un po' comincerà la Santa Messa, quindi parteciperò alla celebrazione eucaristica. Ma questo frate non usciva dalla sacrestia, erano ormai passati circa 15 minuti, al che lei entrò in sacrestia, trovò soltanto il sacrista e chiese: ma scusi, ma quel frate che era prima in chiesa, perché non celebra Messa? Il sacrista disse: noi qui ora a quest'ora non celebriamo Messa, qui non c'è un frate, se lei può guardare la sacrestia non ci sono porte d'uscita, in chiesa non c'era nessuno. Margherita stette zitta, tornò in albergo, poi fece le cure termali, tornò qui a San Giovanni Rotondo, andò da Padre Pio e chiese: padre, ma lei era a Chianciano quel giorno, in chiesa? E Padre Pio, con il classico sorriso sulle labbra, le rispose: prima di partire non ti avevo detto dove mi avresti trovato?